Quest'oggi faremo il mismatch, ovvero questo. Il mismatch è un esercizio bellissimo, difficilissimo purtroppo, ma veramente a stile come trick, chiamiamolo trick. Vediamo che introduce una nuova cosa nella nostra giocoleria, ovvero il movimento delle braccia. Perché finora, quello che abbiamo imparato finora era comunque cascata, half shower, doccia e anche box. Vediamo che lanciavamo solo le palline nella giusta direzione e basta. Quest'oggi invece col mismatch impariamo una cosa ancora più difficile, sempre più bastarda, ma che renderà i nostri esercizi ancora più completi e più belli e più fighi da eseguire e da vedere anche ovviamente, ovvero il movimento delle braccia nel giusto ritmo, nella giusta posizione e così via, insomma, a seconda del trick che lo richiede. Quest'oggi col mismatch dovremo fare sempre un movimento continuato con il braccio, ovvero questo. Dobbiamo imparare molto bene a fare questo movimento senza palline, perché se poi cominciamo a farlo con le palline sarà un disastro se non abbiamo imparato bene il movimento. Quindi, oltre alla giocoleria in sé che dovremo eseguire nelle palline, quindi lanciare dal momento giusto e prenderle, dovremo anche muovere le braccia nel verso, momento e direzione giusta e anche al ritmo giusto perché ci vuole un buon ritmo. Quindi vediamo che veramente, veramente sta diventando molto molto difficile. L'esercizio è questo: partiamo magari con mano destra sopra la mano sinistra in questa posizione, rilassati ovviamente, non dovete mai avere le spalle troppo su o troppo giù, normali, come dei normali esseri umani. Abbiamo le braccia così, dobbiamo incrociarle più o meno a così. Non so neanche come spiegare, un pochino dopo il polso, che si incroci il punto del braccio, un attimo dopo il polso, quindi questa parte, che si incroci e si appoggi sopra la stessa posizione. Sopra lo stesso posto, scusate, del braccio opposto. Quindi vediamo che sono praticamente devono arrivare le mani che sono uguali come posizione. Quindi non una mano più su, una più giù, perché dopo sarà un disastro. Quindi se partiamo con la posizione giusta sarà più facile eseguire l'esercizio giusto. Ora vediamo come continuare. Partiamola così. Dovremo muovere solo il braccio destro e portarlo nella posizione naturale, diciamo, quindi qua, come l'altra mano è messa al momento. Una volta che arriviamo qua, è come se ci fosse un filo invisibile che collega le due braccia e che trascini l'altro braccio. Quindi arriviamo qua, questo braccio si sposta, anche l'altro, e si sovrappongono. Quindi rivediamo, si muove, arriva asimmetrico all'altro braccio, lo trascina, questo si sposta mettendosi qua, e nel frattempo quell'altro arriva e si mette sotto. Quindi è l'opposto della posizione da cui sono partiti. Quindi vediamo un attimo più velocemente, oppela là. Vediamo che il braccio sinistro, il braccio comunque che era sotto, deve muoversi solo quando l'altra mano è a metà del tragitto. Vedete? Oppela là. Quindi dobbiamo imparare benissimo questa parte e anche il ritorno che è uguale. Quindi il braccio sinistro arriva a metà e il destro comincia a muoversi. Impariamo andata e ritorno e dobbiamo imparare a farlo sempre alla stessa velocità, non farlo prima più veloce, poi lentissimo. Adeguiamoci ad una velocità, velocità media ovviamente, che è la migliore, e continuiamo a provare. Dobbiamo renderlo naturale e dobbiamo fare in modo che c'entri nella nostra mente questo movimento e dobbiamo essere proprio sciolti quando lo facciamo. Una volta che abbiamo imparato bene questo movimento e l'abbiamo reso spontaneo, bello fluido e siamo rilassatissimi a farlo, bla bla bla, possiamo aggiungere una pallina. Ora le cose cominciano a farsi veramente veramente complicate perché dobbiamo riuscire a effettuare il tiro della pallina muovendo le braccia. Quando facciamo il tiro? Allora, il tiro deve essere effettuato dopo che il braccio che sta sopra si muove. Quindi adesso che abbiamo la pallina nella mano sopra, nella mano destra, perché la maggior parte di noi sono destri, dobbiamo prima muovere il braccio e poi tirarla. Quindi spostiamo un attimino il braccio nel movimento che vi ho insegnato prima a fare, lo spostiamo un attimino. Quando è più o meno qua, quindi non tanto alto, quindi è a un quarto della strada, la lanciamo e l'altro braccio facendo il movimento andrà a prenderlo per strada. Oppela là, vediamo che parte il braccio, fa il tiro e la prendiamo. Parte il braccio, fa il tiro e la prendiamo. L'altezza del tiro deve essere come con la cascata base delle tre palline. Quella è l'altezza standard che dovremmo fare per tutti i tiri di questo fantastico mismatch. Vediamo che ci sta venendo benissimo, cominciamo a prenderci la mano. Una volta che la mano sinistra la prende, prendiamo la pallina, ripartiamo dalla mano destra e ci esercitiamo a fare solo così per ora.
Bene, ora aggiungiamo un'altra pallina e le cose veramente diventano difficilissime, ma noi ce la faremo perché siamo coraggiosi, noi siamo bravi, noi siamo forti. Ma che merda, dico. Partiamo con una pallina sulla mano destra, una sulla sinistra, la destra sopra e facciamo il tiro esattamente come facevamo prima con la destra, quindi braccio che si muove, quando arriva qua facciamo il tiro, l'altra mano si muove quando questa sta arrivando qua, quando trova la pallina per strada, come primo uguale identico, invece che prenderla solo, lancio questa pallina, che poi andrà a quest'altra mano. Vediamo subito 1 e 2. Vediamo che il tiro della seconda mano dovrà essere fatto apposta per arrivare qua, dove sarà dopo il braccio destro. Quindi la mano sinistra fa questo tiro dritto per farla arrivare dove sarà dopo la mano destra. 1, 2, che vediamo che la mano destra è ancora in viaggio quando ha effettuato questo tiro. 1, 2 e arriva. 1, 2 e arriva. 1, 2 e arriva. Quindi vediamo che sta diventando molto complicato, ma con un pochino di pratica ce la facciamo. È questione di molta precisione e dobbiamo avere molto molto chiaro il movimento che dobbiamo fare con il braccio che abbiamo imparato prima. Se non l'abbiamo capito benissimo, sbaglieremo sempre. Se lo abbiamo capito, dobbiamo solo fare tanta pratica. Riproviamo. 1, 2. Ritorniamo come prima e riproviamo. Proviamo, proviamo tantissime volte perché in giocoleria veramente dovremmo fare tantissime prove. Se sbagliate non c'è problema perché dovete sbagliare, se no non siete umani. E continuiamo, continuiamo, continuiamo. Ok, ora che abbiamo capito come fare, aggiungiamo l'ultima pallina e impariamo questo dannato mismatch. Allora, partiamo sempre con la mano destra sopra. Nella mano destra avremo due palle, nella mano sinistra una palla, quella sotto. Quindi cominciamo subito e qua comincia a farsi complicato. Dobbiamo fare la stessa identica cosa che facevamo prima, però con anche il ritorno perché abbiamo una pallina in più. Vediamo subito come fare. Partiamo. 1, 2. E questa pallina viene lanciata dritta perché poi questo braccio, che è il sinistro, torna indietro. Prima di prenderla, lancia la pallina e quest'altra la lancia. Vediamo subito. 1, 2. La lancio dritta perché poi torno indietro e mi fermo. È complicatissimo da capire e ancora più difficile da spiegare. Guardate benissimo cosa faccio perché non saprei proprio spiegarvelo. Io lancio, 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 la lancio dritta, così faccio il ritorno, stesso identico movimento di prima, e mi fermo. Riproviamo. 1, 2, 3, 4 e ci fermiamo. Vediamo che il movimento è questo. Dobbiamo solo imparare a fare come facevamo con le tre palline, quindi lanciare la pallina prima che sta arrivando. Però è uguale identico, solo che abbiamo questo movimento che rende tutto molto più drastico e difficile. Hop, hop, hop. Impariamo a fare questo giro, quindi 1, 2, 3, 4, palleggi, è presa. Impariamolo bene. Vi consiglio di non fare i tiri né troppo alti né troppo bassi, perché bassi è facilissimo che si scontrino e alte è difficile perché è molto probabile che il tiro non sia preciso. Vedete, il risultato finale sarà questo. Da adesso in poi sarà solo questione di aggiungere un palleggio dopo l'altro, quindi 1, 2, 3 e ci fermiamo. Poi aggiungiamo e ci fermiamo, ricominciamo e vediamo che il movimento alla fine sarà questo. Non è altro che continuare a fare questo movimento che vi ho insegnato con le palline di mezzo che ogni volta che troviamo una pallina per strada, prima di prenderla lanciamo l'altra in modo che il braccio, l'altro braccio, quando arriverà un'altra vittoria, la troverà per strada e lancerà l'altra e continuiamo, continuiamo così. È più difficile da spiegare che da fare, state tranquilli, non è così drammatico come esercizio, se vi allenate lo imparate tranquillamente e vediamo che fa la sua bellissima figura una volta che lo abbiamo imparato. Quindi per oggi è tutto, finalmente vi ho fatto questo tutorial del mismatch che era da tipo 2 mesi che provavo a spiegarvi e continuavo a girare, ma era un disastro da fare perché come vedete io non so parlare e insomma ho fatto tutto il possibile, spero sia il più chiaro possibile, vi ringrazio tantissimo delle visite, siete tantissimi veramente e ringrazio gli iscritti che ne ho sempre sempre di più e vi amo tutti, vi do un bacione a tutti e ciao a tutti alla prossima puntata.